Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video, stavolta su Destiny. Infatti ormai Battlefield è uscito da quasi un anno e onestamente giocare sempre allo stesso gioco, sempre allo stesso gioco, tutto l'anno, dopo un po' risulta un po' noioso. Quindi, ovviamente, quando è uscito Destiny sono andato a pigliarlo al lancio. Non ho ancora fatto video. Semplicemente per il fatto che non ho avuto voglia, perché mi sono immerso in questo, poi ultimamente devo ammetterlo, sto giocando anche molto a League of Legends, semplicemente perché mi piace variare ogni tanto il gioco. Ora vi dirò due parole su Destiny, due parole sul canale. Innanzitutto arriviamo al gameplay. Questo qui è un gameplay di Destiny, PvP, infatti il gioco si suddivide come la maggior parte di voi sapranno in PvP e PvE, cioè player versus player, quindi un multigiocatore praticamente, e invece una modalità del giocatore contro i mob, delle creature praticamente che rispondono ai comandi del computer di un server interno. Quindi praticamente possiamo scegliere se giocare contro altri giocatori in dei match tipici, tipo 6 contro 6 o in questo, come in questo caso, tutti contro tutti, e invece un match contro il computer, nel quale potremmo sbizzarrirci e finire missioni per guadagnare esperienza, salire di livello, eccetera, eccetera. Il gameplay che state vedendo è un gameplay che io direi chiamerei, fra virgolette, perfetto, perché è un tutti contro tutti, come vi ho già detto. Faccio una kill streak di 21 e quindi vinco automaticamente la partita. Questo significa che ho fatto una partita. Non so cosa stava succedendo a questo povero Cristo, poco dopo, come vedrete, si è disconnesso. Quindi farò una partita nella quale farò 21 uccisioni, 0 morti e vincerò la partita, perché in tutti contro tutti, se uno arriva a 21 uccisioni, ha vinto la partita a quanto pare. Il gioco mi piace molto, ha un netcode un filino ritardato, diciamo che dopo essersi abituati a Battlefield, questo netcode fa davvero male provarlo, perché davvero i colpi arrivano molto in ritardo. E però in ogni caso, secondo me risulta molto 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 divertente. A me piace, ha uno stile molto frenetico. Adesso sto giocando un pochettino in questa zona della mappa, semplicemente per il fatto che non voglio espormi troppo ai pericoli. Come vedete, ora sto usando la supercaricata, la mossa finale della sottoclasse del cacciatore, che è la mia classe assolutamente preferita. E ho fortuna a fare persino la doppia, non me l'aspettavo nemmeno. In ogni caso, sì, è un gioco molto molto frenetico, non assomiglia per niente a Battlefield. Giocare di squadra qui è molto diverso che su Battlefield. La cosa che conta di più qua non è tanto la mira e la precisione, quanto il conoscere le abilità di ogni singolo personaggio. Io conosco bene la mia classe, quindi so che posso fare il doppio salto per schivare, posso lanciare la granata per aiutare il mio danno a uccidere il mio nemico. So dove devo evitare quando, come usare la mia supercaricata. Sono queste le cose che contano ed è uno stile di gioco che a me personalmente piace molto. Ricorda molto lo stile di Halo, un gioco che fortunatamente ho giocato pochissimo. E tranquilli che non ricorda Call of Duty. Tutti quelli che non, a cui non piace Call of Duty, state tranquilli perché il gioco non è assolutamente come Call of Duty. Come ho già detto, lo svantaggio principale è quello del netcode, cioè i colpi arrivano davvero in ritardo, le uccisioni vengono segnate in ritardo. E sì, sfortunatamente, quindi spesso, non, ogni volta, però spesso capita di uccidersi a vicenda senza un motivo ben preciso. Ora, questo era quello che riguarda Destiny e che riguarda questo gameplay. Ora voglio parlarvi del proseguimento del canale, perché ovviamente io adesso qua vi sto portando un gameplay di Destiny. Io qua sul mio canale ho sempre fatto praticamente solo Battlefield. Ma come vi ho già detto, principalmente. Qua adesso ho raccolto le munizioni pesanti. In ogni caso, stavo dicendo, io principalmente ho trattato sempre solo Battlefield. Soltanto che, come vi ho già detto, Battlefield adesso è uscito da tanto tempo. Io mi sto un po' annoiando a giocare a Battlefield. Quindi, piuttosto che caricare video di un gioco che non mi piace in modo svogliato, preferisco caricarvi video un po' di videogiochi diversi, una cosa che vi hanno chiesto alcuni utenti, e finora ho sempre risposto no, guarda, il mio canale è dedicato a Battlefield ed è l'unica cosa che voglio fare. Soltanto che adesso, fra l'uscita di Destiny, il fatto che gioco a League of Legends, il fatto che fra poco usciranno dei bei giochi, il fatto che aspetto con ansia da tanto tempo Final Fantasy, del quale non si sa assolutamente niente per ora, sfortunatamente. Tutte queste cose sono giochi diversi, giochi che secondo me vale la pena provare, giocare, divertirsi, e giochi dei quali magari posso mostrarvi qualcosa. Ed è proprio quello
che sto facendo con questo video e che voglio fare in futuro. Spero che questa idea vi piaccia, nel senso spero che non vi ritroviate a dire no, io adesso mi disiscrivo dal tuo canale, qua sono stato molto fortunato, mi disiscrivo dal tuo canale perché Dark io ti seguivo per Battlefield, adesso non fai più Battlefield. Attenzione, io non è che non faccio più Battlefield, molto più semplicemente e molto più banalmente, invece che fare solo Battlefield farò altri videogiochi. Questo ovviamente comporta che farò molto molto di meno Battlefield, perché facendo altri giochi e giocando di meno a quel gioco non ho gameplay e non ho argomenti da trattare. Ora, domandone finale è: quando esce Hardline lo prendi? Allora, sicuramente lo prenderò, anche perché voglio mostrarvi dei gameplay, e con questa uccisione ho finito la partita. In ogni caso, sicuramente lo prenderò perché voglio mostrarvi dei gameplay, perché un Battlefield mi sento in dovere di mostrarvi qualcosa del nuovo Battlefield. Però, come ho già detto, d'ora in poi mi piacerebbe rendere il mio canale, invece che dedicato a Battlefield, un pochettino comprensivo di tutto il mondo videoludico di oggi e magari anche un po' del passato. Vediamo, magari vi mostrerò dei giochi un po' più vecchiotto ogni tanto. In ogni caso, questo era tutto per questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuta la killstreak assurda che ho fatto. Lasciate a tutti i costi un mi piace qui sotto per 21-0 di Darkness. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!